Purtroppo Teramo eliminato, ma esce a testa non alta, direi altissima. Il presidente Iachini collegato via Zoom. Buonasera presidente. Buonasera. Presidente, sta tornando, grazie per aver accettato il nostro invito. Io ho visto la partita, secondo me è stato un buon Teramo, tra l'altro partita secondo me condizionata da un rigore molto ma molto generoso. La partita è stata assolutamente falsata all'inizio da quel calcio di rigore dubbio, molto dubbio, perché comunque l'ASIC, ci ho parlato personalmente sotto gli spogliatoi, lui aveva messo la mano, aveva la mano sul corpo, si era girato, aveva la mano sul corpo ed è stato colpito dal pallone. Poi un tiro fatto a quella distanza ravvicinata di meno di un metro, tutti me lo hanno detto, anche amici arbitri, che insomma è veramente, poi una partita secca dei playoff non si può dare subito un rigore in quella fase di gioco, perché condiziona tutta la partita. Poi tra l'altro l'arbitro ha fischiato dopo le proteste dei calciatori, non è stato neanche determinato, deciso a dare il calcio di rigore, quindi insomma, e ci sono stati anche altri episodi su cui l'arbitro effettivamente ha lasciato correre troppo facilmente. Vabbè, è andata così, purtroppo non possiamo farci niente, non abbiamo il VAR. Se ci fosse stato il VAR, quel rigore non sarebbe stato dato assolutamente. Basta, insomma, la stagione si è conclusa nel peggiore dei modi. Era una squadra che noi avremmo tranquillamente potuto battere. Presidente, si ripartirà senza problemi, no? Ah sì, vediamo. Io adesso sono stanco, io mi devo riposare. Certo, naturalmente deve un po' staccare la spina. Assolutamente, perché è stata una stagione difficilissima. Una stagione che tra l'altro ho dovuto sopportare da solo. Purtroppo io sentivo gli studio, i colleghi, sì, quando si è soli al comando, ma purtroppo non è che si è soli al comando per volontà, perché non c'è nessuno che ti affianca. Presidente, tra l'altro un mese fa eravamo io e proprio Gabriele De Bari, che aveva invitato ad interloquire con noi proprio il presidente Gravina, che alla domanda sulla riforma ha testualmente dichiarato: se saremo bravi, la riforma partirà da luglio 2022, quindi non ci saranno, insomma, non ci sono speranze nell'immediato. Lo so, purtroppo lo so, ma questa è una cosa veramente brutta, perché parlare, fare una riforma, sinceramente non è che ci vogliono gli anni. Poi secondo me sono scelte politiche dettate da non so quale fine, che si vuole fare. Poi in queste situazioni emergenziali che abbiamo vissuto, con la crisi economica che è vissuto, io penso che sia doveroso accelerare questa. Per me la riforma andava fatta già dall'anno scorso, quest'anno doveva essere il campionato che si concludeva per la riforma, poi se non è stato fatto, ma ci saranno interessi sicuramente più grandi, non stanno curando gli interessi delle società minori, ne sono convinto. Io penso che anche da ex giocatore del Teramo, tra l'altro, bravo, io mi auguro che il presidente ricarichi le batterie e punti già per la prossima stagione, perché mi auguro per Teramo che una società solida come questa se la tengano per tanto tempo. Ecco. Beh, un bello auspicio quello di Condò, presidente. Cosa rispondiamo? Rispondiamo: chi vivrà vedrà. Questa non è proprio una risposta che vorrebbero sentire i tifosi del Teramo. Chi vivrà vedrà. Ho capito. Cioè, sa tanto di punto interrogativo, adesso, di incertezza. Sono stanco, lasciatemi riposare un po' adesso. Mi aspettavo il Teramo nei primi 5 posti. Ha ragione Gabriele, purtroppo è così. Dovevamo fare di più. L'unico però, rammarico, presidente, è proprio questo, perché io facevo dei conti anche l'altra settimana contro Vibonese, Cavese che è già retrocessa, e Bisceglie, tra andata e ritorno 18 punti a disposizione, il Teramo ne ha conquistati soltanto 5. Sì, più qualche altro punto perso qua e là, con partite con Potenza, queste altre squadre, insomma. Io credo che tutto nell'arco del campionato 12-15 punti li abbiamo proprio buttati nel cestino, diciamo così. Però è pronto a confermare Paci, insomma, questo mi pare assodato. Massimo ha dimostrato di essere un ottimo aggregatore,
poi giustamente agli esordi nella serie professionista deve sicuramente crescere anche lui, come devo crescere anch'io, quindi vedremo. Volevo chiedere, ma il futuro di Andrea Iaconi, possiamo fare chiarezza? Andrea Iaconi, chiedetelo ad Andrea Iaconi, il futuro. Vabbè, ma lei è il presidente. Vabbè, ma per me è una persona che ha dato un sostegno, un grosso contributo di indirizzo a questa mia esperienza, quindi per me è una persona che rimane sempre valida. Quello che vorrà fare è, se vuole mettersi a fare il nonno a tempo pieno, bisogna chiederglielo. Ho capito, va bene, se l'è cavata con una battuta. Grazie presidente, è stato gentilissimo. A te.